Scrutinio è in corso, però siamo al 60% dello spoglio, quindi diamo i dati per assestati col trend. Arriva dietro. Eccoci. Quindi, innanzitutto, immensa soddisfazione perché in 24 ore quasi 15.000 persone sono uscite di casa. Nonostante il tempo, il blocco delle auto e le aggressioni in diversi gazebo, per esprimere la loro opinione. E secondo me è qualcosa che deve servire a tutto il centrodestra a livello nazionale, perché la gente ha voglia di dire la sua. Partendo dai temi e poi veniamo ai nomi. Sulle Olimpiadi ci sono spaccature quartiere per quartiere, però ad oggi, ripeto, siamo a metà dello spoglio e stiamo annegando fortunatamente delle schede. C'è un 55% di no e un 45% di sì, il che vuol dire che a prescindere di chi sarà il candidato, vista l'opinione pubblica assolutamente divisa, dal punto di vista di Matteo Salvini e noi con Salvini sulle Olimpiadi occorre un referendum, perché quando il 56 ti dice no e il 44 ti dice sì, è giusto spiegare a tutti i romani quali sono i pro e quali sono i contro, per poi farli decidere scientemente. Vediamo cosa faccio io. Amalio. Grazie. Sui temi, non so se avete visto, vi faccio girare qualche scheda a caso. Li abbiamo divisi per pacchetti, quindi ci sono un po' di mischio, perché sennò... Dove c'è Marchini? Vabbè, le schede sono queste. Se vuoi, va a far girare la bozza di queste schede sul tavolo, almeno ci ricordiamo di che cosa si sta parlando. Volete fare delle foto? No, le foto le ho già fatte, però si interessano i colleghi. Allora, sui temi, cosa vorresti che facesse subito il prossimo sindaco di Roma? Al primo posto la sicurezza in tutti i quartieri. Al secondo posto pulizia delle strade e decoro urbano, terzo posto manutenzione stradale. Quindi pulizia, decoro, sicurezza sono in tutti i quartieri le tre priorità. Poi la cosa interessante che analizzeremo è anche la divisione quartiere per quartiere, perché in base a ogni quartiere ci sono sensibilità diverse e voti anche diversi per i candidati presentati. Non ho fatto in tempo a fare la percentuale, però siete più bravi voi e sicuramente riuscirete a fare le percentuali. Però ad ora, a sostanziale metà dello spoglio, più o meno, il quadro ci dice, e questo è il messaggio politico che voglio lasciare oggi, e poi passiamo ai numeri, che ognuno interpreta come vuole, che la gente ci chiede di andare uniti, di stare insieme. E quindi quello che chiedo io da segretario della Lega alla coalizione è di fare uno sforzo, un passo avanti o un passo indietro. Con 4-5 candidati non si va da nessuna parte, non c'è nessuno che svetta e nessuno che non esiste. La stragrande maggioranza delle persone che sono venute in gazebo ci chiedono: per vincere andiamo uniti, non potete dividervi su 3-5 candidati come è oggi. Io leggevo qualche ricostruzione in base alla quale sarei io che sto mettendo in difficoltà il centrodestra. È la Lega che tiene più di altri, senza ipocrisia, a tenere unito il centrodestra. Quindi così com'è, oggi il centrodestra perde, perché uno può prendere più o meno voti di quell'altro, ma oggi significa fare il più grande regalo che si possa fare a Renzi. Quindi in base ai dati che vi vado a dire, io chiedo a tutte le parti in causa di fermarsi un attimo, tanto Renzi ci fa votare a metà giugno o a metà luglio, fra un po', di fermarsi un attimo, di ragionare, vista la partecipazione all'iniziativa di una sola forza politica, se non sia il caso, vista l'eccezionalità del Comune di Roma e visto come l'amministrazione uscente ha ridotto Roma, di coinvolgere tutti i cittadini romani che si identificano nel centrodestra in una giornata di partecipazione e di scelta popolare. Che io non pretendo che quello che esca dai gazebo di noi con Salvini sia ovviamente scientificamente provato,
Però la cosa certa è che 15.000 persone sono uscite di casa e ci hanno detto fate questo con queste persone. Quindi nessuno ha stravinto e nessuno ha straperso. Io l'ho detto, ci sono anche tanti voti per Bertolaso, cosa che io ascolto e raccolgo quello che c'è. In particolare la classifica che magari giornalisticamente può interessare a questo momento, a metà dello spoglio in corso, vi risparmio le schede bianche, le schede nulle, tutte le cose più valide eventuali da Totti a Lotito a quello che ciascuno ha espresso nel segreto dell'urna. In questo momento non c'è nessuno che arriva alla maggioranza, anzi al momento abbiamo contato approssimate alla decina 1450 voti per Marchini, 1300 voti per la Pivetti, 1250 voti per Storace, 1050 voti per Bertolaso e 950 altri, e fra gli altri ci sono Meloni, Sbai, Saltamartini, Giannini, Di Stefano, Iorio, Rampelli e poi vabbè ci sono anche cugini e condomini che però non fanno tendenza. E quindi il dato è che ad oggi chi più avanti e chi più indietro, non dico che siano tutti sullo stesso piano, però ci sono poche percentuali di differenza. Ripeto, non è un sondaggio scientifico, non pretendo di imporre verità a nessuno, offro a tutti gli alleati candidati del centrodestra questo momento di ascolto che ci dice che l'unica certezza è che se alle urne vanno questi quattro candidati del centrodestra la sconfitta è certa. E quindi siccome a me non piace partecipare ma provare a vincere, è chiaro che con quattro candidati i più votati, li tolgo gli altri tra virgolette, che più o meno se la giocano, chi più avanti o chi più indietro, non si va da nessuna parte. Quindi il mio appello è che tutti coloro che si dicono antitetici a Renzi, che è il problema numero uno, a Roma non è Salvini, Bertolaso, Marchini, la Meloni o la Pivetti, il problema numero uno di Roma si chiama Matteo Renzi, di Roma e di tutta Italia. Il problema è che abbiamo un personaggio pericoloso e telecomandato al governo del paese, sta svendendo quello che rimane dell'economia italiana all'Europa e ad altri interessati. Quindi la fotografia ad oggi, questa è la scheda fatta a penna con massimi criteri scientifici, con i numeretti e con le somme algebriche che sono riuscito a fare, sì, non è il massimo della vita, però è quello che vi ho fatto in ufficio, è che ad oggi nessuno vince e perde il centrodestra. Perché se questi 15.000 sono un campione di cittadini romani, questi 15.000 sono divisi per 4. Poi uno può arrivare al 19% e uno fermarsi al 13%, sono percentuali che non servono. Quindi io chiedo, e lo chiederò anche personalmente e formalmente, sia a Berlusconi che alla Meloni, che a tutti i quattro candidati che sono stati supportati e che ringrazio per la presenza e per il sostegno, però se il centrodestra veramente vuole vincere Roma, mette intorno a un tavolo Marchini, Pivetti, Storace, Bertolaso e altre forze civiche e decide come da questa quaterna o cinquina tirar fuori una sintesi. Se invece ciascuno rimane sul suo binario, il binario è morto. Questo è il dato. Qualcuno può avere maggior soddisfazione o minor soddisfazione, però il dato certo è che se ci presentiamo così, Renzi ce la ride. E quindi sono ben felice, perché un conto sono i sondaggi telefonici, un conto sono le persone che in carne e ossa vengono, firmano, commentano, sostengono e interpretano. Quindi questi sono i numeri, ripeto, a metà dello spoglio, però penso che ci saranno stravolgimenti epocali, e c'è una situazione con qualcuno più avanti e qualcuno più indietro, ma di sostanziale se non pareggio equilibrio. E quindi mi domando e domando a tutti gli amici del centrodestra se non sia il caso di farla, visto che qualcuno ha dubitato, riorganizza Salvini perché vuoi un tizio Caio e uno ha votato, ecco, mi spiace solo per gli sfigati che hanno perso mezza giornata a girarsi sei gazebo per divertirsi, che
penso che possano impiegare altrimenti il loro tempo, se lo facciamo in maniera rigorosa e presente in tutti i quartieri, più di quanto noi da soli abbiamo fatto ieri, sicuramente verrà fuori qualcosa di interessante. Io sono pronto a fare un passo indietro a fronte di qualunque nome venga suggerito dai cittadini romani, e sono orgoglioso del fatto che una volta tanto sia stato il centrodestra ad ascoltare la sua gente che ci dice: o trovate il modo di andare insieme oppure perdiamo tutti. Questo è, quindi più che di disturbo penso che la nostra iniziativa sia stata di sostegno, di utilità, di costruzione, di coesione, di aiuto. Spero che nessuno dica no. Quindi questo è il quadro ad adesso. Se ci sono domande, in base ai documenti che ho, rispondo volentieri.